Buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti e benvenute. È il momento di iniziare, aspettavamo chi ritarda per varie ragioni, ma altrimenti i tempi corrono. Io porto naturalmente il saluto dell'Accademia e della Scuola Normale. Il direttore, professor Barone, si scusa, ma aveva adempimenti istituzionali, perciò non può essere qui stamani, oggi con tutti noi. Nonostante a lui e ai colleghi della chimica, che ringrazio con calore, si debba questo magnifico corso di chimica, veramente molto promettente. E approfitto per ringraziare i docenti che parteciperanno a questo corso, i tutors, naturalmente il personale della Scuola Normale, senza il quale non potremmo svolgere tutte le nostre attività, e che non finirò mai di ringraziare per la professionalità, gentilezza e dedizione a questa impresa, che ormai dura da 3 anni. L'Accademia dei Lincei si è coinvolta in questo mondo della scuola 3 anni fa, e vi cito un articolo uscito sul Corriere della Sera il 2 ottobre 2016, se lo volete cercare. Racconta il significato di questo lavoro, di questo nostro lavoro. È di Tullio De Mauro, recentemente scomparso, e ne parla in un modo che è suo e che io certamente non saprei ripetere nello stesso modo, ma vi leggo alcune frasi. Dice De Mauro: da 3 anni l'Accademia dei Lincei ha deciso di occuparsi di scuola e di occuparsene attivamente, e dunque gli accademici stanno andando a scuola a fianco di chi insegna. E questo mi pare molto bello, e è vero tra l'altro, perché impariamo molto da ciascuno di questi corsi. Io vengo nei giorni scorsi dalla matematica, e si fanno scoperte che non sono limitate esclusivamente alla disciplina che coltiviamo in queste ore in cui siamo insieme in queste aule, ma certamente riguardano in genere la vita e i processi educativi. E in altri punti di questo articolo Di Mauro dice, no, si cerca di lavorare con gli insegnanti, e voi siete gli attori principali insieme ai vostri studenti di questo lavoro, e la domanda è: ma chi è, che qualità deve avere un bravo insegnante? E cita Teach for America, in cui si dice, che si afferma dopo tanti anni di lavoro sul tema, che un bravo insegnante deve essere un leader, un trascinatore. Bello a dirsi, ma che cosa bisogna saper fare, o meglio, essere, tra virgolette? E cita Don Lorenzo Milani, diceva Don Lorenzo Milani che bisogna essere, per trascinare. Quindi ci sono varie risposte in circolazione e così via. Ecco, vi consiglio di cercare questo articolo, che dà il senso, la direzione del lavoro che stiamo cercando di fare insieme. Ripeto, 2 ottobre 2016, Corriere della Sera. È anche un modo per ricordare De Mauro, che ha speso molte energie per questo progetto, che come sapete è un progetto nazionale. Dicevo, la Scuola Normale è un partner essenziale di questo lavoro. Non potremmo svolgerlo se non avessimo la collaborazione e l'impegno della scuola. E a questo punto io vi auguro buon lavoro, ci rivedremo di certo in occasione delle prossime lezioni, e do la parola a
Ecco, Eleonora Aquilini, che nel frattempo è arrivata, a cui dobbiamo molto di questo, mi dicevano, molto di questo programma di chimica per il Polo di Pisa, quindi grazie a Eleonora, grazie a Monica, grazie ai relatori, grazie a tutti i chimici che lavoreranno con voi e grazie soprattutto a voi per essere qui e ai vostri studenti, a cui mandiamo il nostro saluto e pensiero e portateglielo per piacere. Grazie tante. Buonasera, volevo dire due parole sul corso che inizia oggi. Noi abbiamo voluto trattare i temi cruciali per il cambiamento di paradigma della chimica. Uno appunto il passaggio dalla chimica classica a quella quantistica di cui parleremo oggi, l'altro è la teoria atomistica di Dalton, affrontata sia da Taddia da un punto di vista più teorico che dall'altro che è Testoni per un approccio più didattico. E successivamente il passaggio fondamentale che è stato quello di Gay-Lussac e Avogadro, che ha portato all'inizio della teoria molecolare. Ci sono anche altri due incontri più generali che riguardano l'insegnamento della chimica dal punto storico epistemologico e poi l'altro ancora è la chimica bella e potente di Cerruti. E successivamente ci sarà ancora un altro incontro con il professor Dei di Firenze, rettore dell'Università di Firenze, che ci parlerà appunto di Maria Curie. A me sembra molto interessante e insomma è importante per noi insegnanti e quindi insomma mi auguro che possa essere gradito. E do la parola ai relatori. Allora, non eccoci. Buonasera a tutti, mi chiamo Dimitris Kouteris e questo pomeriggio cercherò di dire un paio di cose sulla chimica tra la meccanica classica e la meccanica quantistica. Ora, forse qui c'è già un piccolo paradosso, perché sia la meccanica classica sia la meccanica quantistica sono rami di fisica e io devo parlare di chimica. E l'importante è capire che la unificazione tra fisica e chimica può avvenire proprio attraverso la transizione dalla meccanica classica alla meccanica quantistica. Abbiamo due discipline diverse davanti a noi, fisica e chimica. Ora, a scuola i ragazzi vengono in contatto con queste due discipline, li esplorano, fanno esperimenti con strumenti del tutto diversi. Ciascuna delle due discipline sembra avere il suo formalismo, le sue leggi, il suo campo di applicazione e sono del tutto distinti l'una dall'altra. Ad esempio, diciamo che la fisica è lo studio dei processi che non coinvolgono un mutamento di sostanze. E alcuni dei concetti che i ragazzini incontrano sono il tempo, distanza, velocità, accelerazione, il moto, la massa e l'inerzia, la cinematica, la forza e le leggi della dinamica, la dinamica. Invece la chimica sembra un mondo tutto suo dal loro punto di vista. Intanto qui si studia il mutamento delle sostanze e poi
Qui incontriamo concetti come atomi e molecole, il legame chimico, la famigerata regola dell'ottetto, soluzioni, concentrazioni, acidi, basi, ossidanti, riducenti, tutta un'altra cosa. Torniamo alla fisica. A scuola impariamo, veniamo in contatto con la meccanica classica, intesa come meccanica non quantistica, e impariamo che il moto dei corpi è governato dalla legge di Newton, la seconda legge di Newton. Forza, massa, accelerazione, e se conosciamo le condizioni iniziali del nostro sistema, posizione e velocità, possiamo seguire l'intera traiettoria. Per esempio, se sappiamo che la forza esercitata su un corpo è proporzionale alla sua distanza da un'origine e nella direzione opposta, sappiamo che il corpo eseguirà un'oscillazione armonica semplice. Ora, scritta così, la legge di Newton è molto semplice, però sappiamo che si può usare per descrivere il moto planetario. Nessuna persona sana, diciamo, risolverebbe l'equazione di Schrödinger del sistema solare. Le maree e tante altre cose. Ora, un'altra cosa che sappiamo, a prescindere dalle leggi di forza del sistema, sappiamo che ci sono certe regole che vanno rispettate. Ci sono certi vincoli. Per esempio la conservazione dell'energia. Abbiamo l'energia cinetica dovuta al movimento, energia potenziale dovuta alla posizione, energia termica e così via. E sappiamo che se il corpo è isolato dall'ambiente, a parte le forze di cui l'energia potenziale tiene conto, la sua energia totale deve rimanere costante. Sappiamo che il momento lineare deve rimanere costante e quindi quando collidono queste due palline, 3 kg a 2 metri al secondo, 2 kg a 3 metri al secondo, se si uniscono la velocità totale farà un angolo di 45 gradi con l'orizzontale. E anche il momento ancorare deve essere conservato. Quando le braccia della ballerina si portano vicino al corpo, gira più velocemente. Ora, perché? Da dove vengono questi vincoli? Ora, la cosa interessante che si può dimostrare è che tutti questi vincoli, ma tutti, sono una conseguenza di una certa simmetria. Ora, molti di noi conosceranno il teorema di Emmy-Noether che collega proprio le quantità conservate alle simmetrie di un sistema. Qui semplicemente parlo dei tre vincoli che ho menzionato. La conservazione dell'energia di un sistema non è altro che una conseguenza della sua simmetria temporale, il fatto che il sistema ha la stessa dinamica se si muove nel tempo. La conservazione del momento lineare non è altro che è una conseguenza dell'uniformità dello spazio, il fatto che lo spazio è lo stesso dappertutto. E la conservazione del momento angolare è una conseguenza dell'isotropia dello spazio, il fatto che lo spazio è lo stesso visto da tutte le direzioni. Quindi è la simmetria che è la madre di tutti questi vincoli. E qui arriviamo al primo collegamento, perché anche se, come ho detto, la chimica sembra obbedire a regole del tutto diverse, i vincoli della simmetria rimangono invariati. Per quello che possiamo vedere, simmetria temporale, uniformità spaziale e isotropia spaziale portano anche nel contesto della chimica a conservazione dell'energia, conservazione del momento lineare e conservazione del momento angolare. E infatti è stato verificato attraverso esperimenti molto dettagliati, che vedremo in seguito, che queste tre leggi continuano a valere anche nel
nell'universo degli atomi e delle molecole. Come sappiamo, verso la fine del XIX secolo, fisica e chimica sembravano quindi proprio seguire le proprie strade e ciascuno obbediva alle sue leggi. Ma l'idea centrale della scienza è quella di unificare e quindi semplificare. Per quello che possiamo vedere, non ci dovrebbe essere alcun motivo per cui le leggi della fisica non dovessero essere applicabili a entità sempre più piccole, fino alle particelle fondamentali della materia. E arriviamo alla visione quantistica, una storia tutta avventurosa. Come sappiamo, all'inizio del XX secolo si scoprì che quando la massa delle particelle diventa troppo piccola, la meccanica classica fallisce. Comincia a vedersi un certo carattere ondulatorio delle particelle. E la situazione è analoga al passaggio dall'ottica geometrica all'ottica ondulatoria. Finché la lunghezza d'onda della luce è abbastanza bassa, la luce può essere vista come raggi che si riflettono, refrazioni e così via. Man mano che la lunghezza d'onda diventa sempre più lunga, comincia l'interferenza, comincia la diffrazione. Esattamente lo stesso discorso anche qui. Le particelle non possono più essere descritte da posizioni, velocità, accelerazioni, eccetera. Possono essere descritte solo da funzioni d'onda. Funzioni d'onda che dipendono anche dal tempo, ed è proprio questa dipendenza a determinare come i nostri sistemi evolvono. E la funzione d'onda evolve secondo questa equazione, l'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo. E la cosa bella è che, esattamente come nella meccanica classica, la meccanica quantistica presenta la stessa simmetria rispetto a inversione temporale, traslazione nello spazio, rotazioni e così via. Inoltre, la conoscenza dello stato di un sistema a un istante di tempo t determina unicamente lo stato a tutti i tempi successivi. Qui vedete quello che si chiama un pacchetto d'onda, una funzione d'onda che descrive una particella che si muove verso sinistra. Qui siamo a tempo uguale a zero. E queste sono curve di energia potenziale, quindi una particella classica si muoverebbe, accelererebbe, farebbe una bella collisione con il muro lì e tornerebbe. Adesso qui applichiamo l'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo e vediamo che il pacchetto d'onda si muove verso sinistra, si muove. Una parte di esso collide con il muro, torna, interferisce con la parte più lenta e crea oscillazioni. Dopodiché il pacchetto d'onda originale si riforma e sparisce verso destra. Così, questo è il tipico modo in cui le particelle nella meccanica quantistica si muovono. Ora, ovviamente, se si tratta di una particella di una massa grande, il pacchetto d'onda si comporterebbe molto più, diciamo, molto più gentilmente. Queste oscillazioni ci sarebbero ancora, ma non sarebbero osservabili. Quindi, non abbiamo più coordinate e velocità, abbiamo funzioni d'onda. Famoso simbolo psi di x, che dipende da tutte le coordinate possibili nello spazio. E secondo l'interpretazione di Born, il modulo quadrato di questa funzione d'onda, è così che la interpretiamo, fornisce la densità di probabilità che il sistema si trovi a quel punto nello spazio. E ovviamente qual è l'esempio più famoso, che diciamo anche ai ragazzi? Gli orbitali atomici, che descrivono gli stati degli elettroni negli atomi, SPDF,
e poi gli altri GH. C'è ancora un'altra regola, il principio di Pauli, che non è che cade dal cielo, esso stesso è derivabile da principi relativistici, semplicemente imponendo il tempo come una quarta dimensione, pone ulteriori vincoli agli stati degli elettroni, e questo dà origine ai diversi elementi. Il principio di Pauli è il colpo finale che demolisce il muro di Berlino tra fisica e chimica, e i due mondi, anche se sono partiti da principi molto diversi, possono finalmente comunicare. Comunicare in che senso? Nasce la chimica quantistica. Grazie alla meccanica quantistica adesso possiamo finalmente capire la chimica, ma capirla veramente, non esprimerla in base a principi che chissà da dove vengono, partendo da principi fondamentali della fisica. Intanto gli elettroni sappiamo che servono come la colla che tiene insieme i nuclei alle molecole. Come negli atomi, gli elettroni nelle molecole sono costretti a occupare livelli energetici discreti, quelli che chiamiamo stati elettronici. E possiamo determinare questi livelli, appunto, risolvendo l'equazione di Schrödinger, che è sempre la stessa. Ovviamente questa strada non è senza problemi, anche perché il problema elettronico non è solubile analiticamente. Tuttavia ci sono approssimazioni che rappresentano diversi punti di partenza per risolverlo. E non solo, queste approssimazioni sono illuminanti, perché ci fanno capire da dove vengono queste semplici regole della chimica che adottiamo. Ad esempio, si possono usare gli orbitali atomici per rappresentare la funzione d'onda della molecola, e in questo modo possiamo conservare l'immagine tradizionale del legame chimico, la striscina. Teoria di legame valenza. Ovviamente la soluzione ottenuta non sarà molto accurata, ma può essere migliorata con correzioni ad hoc, quelli che chiamiamo ibridizzazione, le strutture di risonanza e così via. Questa è un'estremità da cui possiamo partire. Un'altra estremità è abbandonare del tutto il concetto dell'orbitale atomico e costruire nuovi orbitali per gli elettroni. E su questo si basa la teoria degli orbitali molecolari. Anche qui la soluzione ottenuta non sarà esatta e va corretta per gli effetti di quello che si chiama correlazione elettronica. Cos'è la correlazione elettronica? Molto semplicemente il fatto che il moto di un elettrone è influenzato dalle posizioni istantanee degli altri elettroni che lo respingono. Io non posso semplicemente dire c'è questo elettrone in questo orbitale, c'è questo elettrone in quest'altro orbitale. Sì, ma se l'altro elettrone è qui o qui, avrà una certa influenza su che cosa farà il primo elettrone. Questo che si chiama correlazione elettronica. Ed è l'incubo di tutti i chimici quantistici. Comunque scegliamo di eseguire i nostri calcoli, grazie alla meccanica quantistica tutte le leggi ad hoc della chimica, regola dell'ottetto, carattere acido basico di questa o quella sostanza, carattere riducente ossidante, li possiamo capire perfettamente come pura interazione elettrostatica tra nuclei ed elettroni. Per esempio, qui vi faccio vedere il diagramma degli orbitali molecolari nella molecola di acqua. Ora, per quanto riguarda la molecola di acqua, la stabilità di quell'aggregato H2O emerge come una necessità. Non c'è più bisogno quindi di dire che per qualche motivo all'ossigeno piace avere 8 elettroni esterni e quindi condivide. Sì, tutto questo può emergere dopo, ma in realtà la stabilità dell'H2O può emergere semplicemente da questi principi. E lo stesso vale anche per la struttura proprio della molecola tridimensionale, che come sappiamo è piegata piuttosto che collineare.
Anche qui pure considerazioni elettrostatiche bastano per spiegarla. Si può vedere che l'energia della struttura piegata sarà più bassa dell'energia della struttura collineare e quindi è quello che l'acqua preferisce fare. Bene, questo per quanto riguarda la struttura molecolare. Noi siamo chimici, però ci piacciono le reazioni. Che facciamo con le reazioni? Perché durante una reazione chimica i nuclei delle molecole si muovono continuamente, vecchi legami si rompono, nuovi si formano. Che facciamo con il problema nucleare? Tipicamente per poter descrivere questi processi si usa quel che si chiama l'approssimazione di Born-Oppenheimer. Che ci dice molto semplicemente che gli elettroni sono molto più leggeri dei nuclei e quindi non c'è bisogno di risolvere il problema elettronico e nucleare tutto insieme. Possiamo considerare i nuclei fermi a diverse posizioni e a ciascuna di queste posizioni risolvere il problema elettronico. E in questo modo si calcolano curve, in caso di molecole biatomiche, o più generalmente superfici di energia potenziale, che ci danno l'energia potenziale del sistema come funzione delle coordinate dei suoi nuclei. Queste superfici di energia potenziale governeranno l'esito di una reazione chimica. Quindi la chimica adesso si può fare a due livelli. C'è l'approccio sperimentale, preparo il mio campione, faccio la mia misura sperimentale, analizzo i dati, faccio il trattamento statistico e ottengo il mio risultato. Oppure c'è l'approccio computazionale, non ho voglia di sporcarmi le mani, definisco il mio sistema di coordinate, il livello di teoria, butto tutto nel computer, eseguo il mio calcolo, errore statistico zero per definizione, e ottengo il mio risultato. Bene, bene, ma che cosa possiamo vedere di tutto ciò? Per tenere Max Planck contento. Un metodo in cui possiamo proprio vedere reazioni chimiche individuali è quello dei fasci molecolari incrociati, studiare le reazioni chimiche a condizioni di singola collisione. Preparo due molecole, due tipi di molecole anzi, qui e qui, nella fase gassosa, in condizioni di, li faccio collidere in condizioni di bassissima pressione e attraverso un rivelatore posso vedere i prodotti della reazione. Non solo, in questo modo posso vedere anche gli effetti di eccitazione rotazionale o vibrazionale nelle molecole reagenti. È questo che accade durante un esperimento. Grazie alla bassissima pressione sono sicuro che non ci sarà più di una collisione fra le molecole. E posso osservare le conseguenze di molte identiche collisioni. Questo invece è una reazione chimica, ma come si vede sulla superficie di energia potenziale. I reagenti A più BC arrivano da qui, passano attraverso lo stato di transizione e escono dalla valle dei prodotti. Come l'ho ottenuta questa superficie di energia potenziale? Risolvendo l'equazione di Schrödinger per gli elettroni. È la meccanica quantistica che mi ha permesso di farlo. E quindi è la meccanica quantistica che mi permette di prevedere l'esito di questa reazione. Non solo l'esito di questa reazione, tutto su questo sistema triatomico. Questo è un altro caso, sempre di una reazione triatomica, dove risolvere l'equazione di Schrödinger mi permette di capire l'efficacia di diverse forme di energia nei reagenti. Per esempio, qui ci sono i reagenti e lassù sono i prodotti. Ora, per questo caso, dove lo stato di transizione è, come si chiama, precoce, l'energia traslazionale nei reagenti
è efficace nel promuovere la reazione. Passiamo attraverso lo stato di transizione e usciamo con tanta energia vibrazionale nei prodotti. Invece, se io do tanta energia vibrazionale ai miei reagenti, sì, sarà tanta l'energia, ma non aiuta molto a passare sopra lo stato di transizione. E i prodotti si formano vibrazionalmente eccitati. Ed è esattamente, questa è la cosa bella, è esattamente quello che vediamo nell'esperimento. Quindi, quali sono le conclusioni? Malgrado le differenze in apparenza, sono le stesse leggi, le stesse identiche che governano sistemi fisici e chimici, microscopici e macroscopici. Per i sistemi di scala atomica e molecolare, la meccanica quantistica fornisce un modello più vicino alla realtà, però avvicinandosi al mondo macroscopico le sue predizioni diventano identiche a quelle della meccanica classica. Utilizzando la meccanica quantistica è possibile studiare la chimica da un punto di vista puramente computazionale e soprattutto partendo da principi estremamente semplici, senza alcuna ipotesi ad hoc, e in questo modo comprendere fino in fondo i meccanismi delle reazioni chimiche. E chiudo con questa frase di Peter Atkins, che uno guarderebbe la scienza e il riduzionismo potente che ispira come il miglior modo di capire il mondo. Grazie dell'attenzione. Ci sono domande per Dimitri? Prego, perché abbiamo qualche minuto. Nel frattempo vi ricordo anche che questo è il momento giusto per firmare il registro della presenza per chi non l'avesse fatto, perché è necessario per l'accreditamento. Direi che possiamo interrompere ora per il coffee break e poi riprenderà Giordano con la seconda parte della lezione. Sempre come argomento il passaggio tra la meccanica classica e la meccanica quantistica. Quindi se volete abbiamo allestito un banchettino sempre al solito posto nel corridoio, forse qualcuno di voi c'è già stato, altrimenti ci segue e ci troviamo lì. Allora, buonasera a tutti, io mi chiamo Giordano Mancini e diciamo proseguo il discorso introdotto dal mio collega Dimitrios sul cambio di paradigma tra chimica classica e chimica quantistica, e in verità incomincio in maniera un po' contraddittoria forse, perché cerco di convincervi che la meccanica classica non è, per così dire, tutta da buttare. In verità non è una contraddizione o un paradosso, ma, come cercherò di convincervi, più che altro una sinergia tra le due visioni del mondo nanoscopico. Ok, quindi questo diciamo è più o meno l'organizzazione della mia chiacchierata, quindi vedremo fin dove è possibile e perché a volte non è possibile usare la meccanica quantistica, e come possiamo in qualche modo far rientrare la meccanica classica, per così dire, dalla finestra. Parleremo brevemente di alcune tecniche per usare la meccanica classica, e poi quindi i punti 3 e 4, e alla fine, diciamo sempre per tenere buono Max Planck, vedremo come in ogni caso abbiamo bisogno sempre di poter osservare i fenomeni che studiamo, e questo è possibile anche quando li studiamo al computer e facciamo dei calcoli e delle simulazioni. Quindi cominciamo con i limiti ovviamente squisitamente pratici dell'applicabilità della meccanica quantistica.
Allora, abbiamo parlato di, prima Dimitri vi ha mostrato una slide in cui c'era la visione sperimentale e quella teorica, e a un certo momento ha detto infiliamo i nostri dati nel computer e tiriamo fuori la soluzione. Quindi se il nostro, per dire, apparato sperimentale è il computer, è il calcolatore, ovviamente quello che possiamo fare dipende da quanto sono potenti e flessibili questi computer. E questa è una considerazione abbastanza importante. Ovviamente la meccanica quantistica, come ve l'ha raccontata, scusate, la chimica quantistica, come ve l'ha raccontata Dimitri, quindi un mondo fatto di calcoli e di equazioni risolte al computer, è possibile perché possiamo usare i computer, per cui dal 1950 più o meno in poi. E ovviamente la complessità e la ricchezza dei fenomeni che possiamo studiare in chimica e in qualsiasi altra cosiddetta scienza computazionale va a braccetto con la crescita continua della potenza dei calcolatori, che probabilmente sapete viene spesso riassunta in una, non è una legge, insomma, viene detta legge di Moore, è semplicemente un fenomeno empirico che racconta come il numero di transistor che riusciamo a mettere in un dato microchip più o meno raddoppia ogni 10 anni. Questo è ancora vero, anche se a volte si dice che non è così, perché la cosiddetta corsa alle frequenze alte è finita negli anni 90. In verità riusciamo ancora a miniaturizzare più o meno con lo stesso tipo di tecnologie sempre di più i transistor e mettere più transistor nello stesso chip, semplicemente li usiamo in maniera diversa, per cui invece di avere frequenze più alte abbiamo più core e facciamo più cose contemporaneamente. Quindi ogni volta che parliamo di chimica quantistica e chimica classica, ricordiamoci che parliamo comunque di qualcosa che poi verrà tradotto in un programma e fatto eseguire ad un computer. E ovviamente abbiamo parlato di fenomeni diversi, ricchezza e complessità di questi fenomeni, e negli esempi che vi ha raccontato Dimitrios riusciamo a entrare nei dettagli più fini di una reazione triatomica in condizioni di bassissima pressione, insomma praticamente nel vuoto. Ovviamente però la chimica non avviene solamente nel vuoto, ma anche in fase condensata, e molta della chimica che ci può interessare in effetti avviene in fase condensata o in condizioni ancora più estreme come supercritiche o compresse. Per cui se andiamo a guardare in effetti l'ampiezza dei fenomeni a cui siamo interessati come chimici è esprimibile in questo grafico sia nello spazio che nel tempo, e riguarda modi rapidissimi che coinvolgono gli elettroni e magari pochi nuclei all'interno di una molecola, via via, e quindi fenomeni che avvengono nel regime temporale dei femtosecondi. Possiamo allargare le dimensioni del nostro sistema e scopriremo fenomeni un po' più lenti, che riguardano più che altro i modi nucleari. Se poi abbiamo dei sistemi non formati da piccole molecole, ma sistemi macromolecolari, ad esempio un polimero, quindi siamo passati da oggetti più o meno del grandi come un angstrom, ma oggetti grandi nanometri o qualche decina di nanometri, quindi polimeri o nanotubi di carbonio, vedremo che ci sono modi ancora più ampi e ancora più lenti, e questi ovviamente richiedono un approccio diverso per poter essere studiati attraverso il calcolatore, via via fino a aggregati di sistemi macromolecolari, e qui in qualche modo colpiamo la barriera di quello che è possibile studiare in questo momento con le tecnologie attuali, con le simulazioni, e cominciamo ad avere oggetti che possono avere le dimensioni di un ribosoma, ad esempio di un organello o di un sistema metallico, semimetallico molto esteso, in cui possiamo osservare fenomeni di fratture o cose analoghe. Quindi, che cosa possiamo studiare con la meccanica quantistica e con la chimica quantistica che abbiamo visto prima? In effetti riusciamo a descrivere appropriatamente solamente fenomeni che avvengono sulla sinistra di questo grafico, ovvero abbastanza brevi e con un numero limitato di atomi.
Però non esiste fortunatamente solamente la meccanica quantistica, possiamo integrarla e soprattutto, come vedremo, imparare dalla meccanica quantistica studiata su fenomeni piccoli per studiare con un leggero cambio di paradigma fenomeni sempre più grandi. Ed esiste tutta una gerarchia di approcci computazionali che ci portano dalle molecole fino al continuo. E ciascuna di queste, di questo range di fenomeni è possibile approcciarlo con tecniche diverse. Perché questo? Uno dei motivi fondamentali è, come dicevo, il costo computazionale. È vero che i computer sono sempre più potenti, ma in ogni caso, in parte anche i fenomeni a cui siamo interessati sono sempre più complicati, per cui abbiamo sempre bisogno di più potenza. E in ogni caso, l'usare dei metodi quantistici richiede, anche per fenomeni o sistemi molto piccoli, un'elevata cosiddetta potenza computazionale, ovvero sia computer molto potenti, un elevato numero di processori per tanto tempo. Questo numero che vedete sulla destra, che si chiama Scaling Behavior, vi mostra come metodi quantistici via via più raffinati e che includono quella a cui ha accennato prima Dimitrios, ovvero la correlazione elettronica, vedete che questo numero cresce e questo numero è proporzionale al numero di elettroni presenti nel sistema. E quindi per l'approccio più semplice possibile, che è il cosiddetto metodo Hartree-Fock, noi abbiamo che lo scaling del nostro sistema va come n alla quarta, ovvero sia costerà come la quarta potenza del numero di elettroni. Capite bene che nel momento in cui cominciamo ad avere molti atomi, questo costo esplode e quindi non è più possibile, per motivi pratici, affrontare il sistema come abbiamo affrontato la reazione triatomica. Ora però, io qui ho messo questa citazione di questo che non è un chimico, è uno statistico, e come vedremo, sia sia la meccanica classica, che anche se meno, se vogliamo, la meccanica quantistica sono dei modelli e nessun modello è la realtà, è veramente quello che vogliamo vedere. Un modello è semplicemente una rappresentazione che noi ci facciamo della realtà con alcune regole e con alcune condizioni iniziali perché vogliamo essere in grado di fare delle previsioni. Per cui l'approccio che potremmo tenere qual è? Ok, noi sappiamo che le regole migliori, il modello migliore è quello della meccanica quantistica, ma è possibile cambiare leggermente le regole, ovvero adattare il modello della meccanica classica ai sistemi chimici? In parte sì, almeno per un insieme circoscritto di fenomeni. Questo è possibile e, come vedremo, a volte è anche conveniente. Per cui, quello che abbiamo, tornando un momento indietro, questi in effetti, che io prima ho chiamato metodi e che sono algoritmi per includere la correlazione elettronica in modo più esatto, non sono altro che modelli in effetti. Anche quindi questa è una gerarchia di modelli e anche questa è una gerarchia di modelli. Quindi quello che dobbiamo fare per utilizzare la meccanica classica è semplicemente capire quando ha senso e dà dei buoni risultati per permette di fare delle buone previsioni utilizzare questo approccio. Se ci pensate bene, la legge dei gas perfetti è un modello, ad esempio, iper semplificato, eppure ci permette di fare delle ottime previsioni, per cui è sbagliato ma è utile, e questo vale per qualunque altro modello, ovviamente. Per cui, come vedremo, ci sono degli aspetti, delle proprietà dei sistemi chimici che conviene studiare con la meccanica quantistica, con cui almeno teoricamente potremmo prevedere qualunque cosa. A volte però, per motivi pratici, perché il fenomeno che vogliamo studiare è troppo esteso nel tempo, nello spazio, possiamo utilizzare la meccanica classica e addirittura le possiamo utilizzare insieme. E come vedremo, questa a volte è la cosa più conveniente.
prima di cominciare a vedere com'è possibile fare questa cosa, faccio semplicemente due esempi pratici. Il primo riguarda l'ingegneria, ovvero sia noi abbiamo una miscela di idrocarburi e estratta da un pozzo e la dobbiamo separare. Per questo vengono utilizzati, probabilmente lo sapete anche qualcuno di voi sicuramente meglio di me, degli oggetti chiamati zeoliti, che non sono altro che dei crivelli molecolari, ovvero sia dei minerali con una struttura interna di cavità molto complessa che permettono di fare questa separazione. Ovviamente miscele diverse alla fonte verranno separate in maniera diversamente efficace da diversi tipi di zeoliti, e questo è un caso tipico in cui è possibile trattare il problema in maniera completamente classica e fare delle ottime previsioni su quale sia il miglior zeolita per ottenere un certo tipo di separazione. Un altro esempio abbastanza ovvio da fare, ma ovvio perché è molto importante, riguarda la progettazione di nuovi farmaci, quello che viene detta drug design o drug discovery. Alla base di questa piramide, ovvero sia nella fase iniziale di ricerca di un nuovo farmaco, non c'è altro che la selezione di composti non in laboratorio ma da una base di dati che vengono descritti con modelli classici con varie tecniche e la cui adattabilità al problema particolare viene trattata in maniera completamente computazionale. Scusate. Quindi questo è un altro campo in cui utilizzare la meccanica classica, pur nella sua semplicità, funziona abbastanza bene e permette di selezionare un numero ovviamente assolutamente enorme di composti iniziali, di diversi ordini di grandezza, e poi questi composti iniziali, questi candidati, vengono sottoposti agli studi successivi, che sono nella parte finale, sono dei veri trial clinici, Quindi il nostro problema a questo punto è ok, ma come rappresentare proprietà puramente quanto meccaniche come quelle che vi ha mostrato Dimitri, come l'effetto di interferenza nel momento in cui il pacchetto d'onda rimbalza contro una parete, come rappresentarle in modo classico? Beh, ovviamente non tutto è possibile, non tutti i fenomeni li potremmo rappresentare in questo modo, alcuni saranno per natura inerentemente quantistici, però altri è possibile descriverli in modo classico. Come facciamo? Beh, possiamo utilizzare l'approssimazione di Born-Oppenheimer vi ha parlato prima Dimitri, e quindi separare in qualche modo il modo degli elettroni da quelli dei nuclei, che è abbastanza più lento, e quindi assumere che in qualche modo i nuclei si muovano dentro, sentano una energia potenziale costante dovuta al moto degli elettroni. Questa energia potenziale è possibile rappresentarla con una funzione matematica empirica molto semplificata rispetto alla vera complessità del potenziale causato dagli elettroni, ed è possibile trattare questa espressione, che viene detta generalmente campo di forze o force field, per descrivere il moto dei nuclei secondo la meccanica newtoniana, quindi come se fossero oggetti classici. Ovviamente in questo modo assumiamo che il potenziale degli elettroni sia sempre lo stesso, per cui ad esempio non vedremo reazioni chimiche. Però possiamo accedere a tutta una quantità di fenomeni in cui non ci sia rottura di legami, ad esempio, come quelli che abbiamo visto prima, in cui le interazioni chimiche in gioco, ad esempio nella separazione degli zeoliti, sono più deboli rispetto a quelle della rottura di un legame, e quindi quelli sono fenomeni che possiamo descrivere in maniera puramente classica. Come è fatto un campo di forze? Qui l'ho rappresentato in maniera abbastanza visiva. Sostanzialmente è una collezione di termini, una somma di termini in cui separeremo le varie interazioni che in qualche modo si scambiano gli atomi visti secondo una prospettiva classica, come angoli legami, angoli di legame, torsioni,
potenziale elettrostatico e forze di dispersione, il cosiddetto termine di van der Waals. Per cui tutta la complessità dovuta alla presenza degli elettroni viene in qualche modo semplificata e raccolta dentro questa espressione molto più semplice. Ovviamente questa operazione di riduzione implica, come vedremo, che noi dobbiamo in effetti già conoscere, almeno per dei sistemi di modello, qual è il comportamento, tra virgolette, reale in presenza degli elettroni. Se riusciamo a fare questo, quindi se possiamo fare questa operazione di semplificazione, allora abbiamo un modello fisico nel quale al posto dei nuclei e degli elettroni ora ho delle particelle puntiformi classiche che saranno sottoposte a questa energia potenziale e il loro, diciamo, fenomeni come cambiamenti di fase, fenomeni macroscopici come cambiamenti di fase, ad esempio vaporizzazione o adesione su una superficie, eccetera, in teoria sono trattabili con questo approccio. Un campo di forze, come abbiamo visto, che è una somma di termini indipendenti, quindi non è altro che una somma di termini in cui ci saranno dei parametri che rappresenteranno la vibrazione tra nuclei, la repulsione elettrostatica e così via per altri fenomeni. E quindi, potendo ottenere questi parametri, operazione assolutamente non banale, potremo a questo punto effettuare, avremo tutte le informazioni per poter descrivere l'evoluzione di un moto, di un sistema chimico secondo la meccanica classica. Questo comporta, in effetti, se andiamo a guardare i dettagli, comporta una quantità di semplificazioni anche estreme in qualche modo. Ad esempio, nella nostra reazione triatomica che abbiamo visto prima, in effetti le proprietà fondamentali degli oggetti che trattiamo sono semplicemente il numero atomico, e, nel caso dei nuclei, e lo stato elettronico. In questo caso invece noi moltiplicheremo in qualche modo la tassonomia del nostro sistema, perché a ciascun set di parametri faremo corrispondere quello che si chiama tipo atomico diverso, per cui lo stesso, sappiamo dalla chimica organica che lo stesso atomo di carbonio, se fa parte di un gruppo carbonile o di un composto alifatico, ha proprietà diverse, e questa cosa verrà racchiusa e mappata all'interno del force field, per cui al posto dei numeri atomici avremo anche diverse centinaia di tipi atomici. E tenderemo a combinare tra di loro questi tipi atomici per ottenere i parametri molecolari in maniera analoga a quello che faremmo in chimica organica se, guardando semplicemente la formula di struttura di due composti, cerchiamo di capire quale sia la reazione più ragionevole per cui spostiamo i trattini o le freccette che rappresentano i legami di elettroni da un atomo all'altro. Li combiniamo e la stessa cosa, una cosa analoga facciamo in questo caso. Quindi un force field non è altro che un'espressione matematica e una grossa tabella di parametri. Ovviamente l'espressione matematica è negoziabile, diciamo, per cui io posso utilizzarle diversi tipi e posso pensare di ottenere questi parametri in diversi modi. I parametri saranno la mia previsione di come si comporta il sistema che voglio, i sistemi che voglio rappresentare nel caso esatto in cui io costruisco il mio force field. Per cui posso pensare di, è quello che viene fatto, costruire force field adatti a compiti diversi, addestrati per descrivere sistemi diversi. Questo perché ovviamente in qualsiasi problema di modellizzazione, io posso pensare di cercare di prevedere il comportamento di qualsiasi sistema posto di avere un numero sufficiente di parametri. È famosa, volendo fare un'altra citazione, una frase di Fermi in cui lui afferma che con 5 parametri può affittare un elefante.
Ovviamente però se questi cinque parametri fittano l'elefante probabilmente non andranno bene per descrivere un altro animale. Per un altro animale, un leone, avremo bisogno di altri cinque parametri numericamente diversi, e la stessa cosa succede per i force field. Per cui ci sono force field molto generali, applicabili a sistemi molto diversi tra di loro, ma la cui accuratezza, ovvero sia la loro capacità di prevedere effettivamente i fenomeni, è limitata. E force field molto specializzati, che magari descrivono semplicemente una classe di composti, ad esempio gli acidi nucleici, ma nel farlo sono molto più accurati e permettono di fare previsioni migliori, più precise. Ok? Questa è più o meno brevissimamente una storia dell'applicazione dei force field ai sistemi chimici. Come vedete è posteriore, in maniera, se volete, un pochino paradossale. Cominciamo dagli anni 70 e non dagli anni 50, ovvero dalla meccanica, dalla chimica quantistica, proprio perché è stato necessario accumulare un elevato grado di conoscenza e di praticità con la chimica quantistica perché fosse possibile fare questa operazione di mapping in maniera affidabile e accurata. E senza entrare nei dettagli, come vedete da questo diagramma di flusso qua accanto, in ogni caso quando costruiamo un force field comunque partiamo dalla chimica quantistica applicata a sistemi che possiamo trattare in quel modo per avere i nostri parametri e poi sperare che siano applicabili a sistemi più grandi. Quindi facciamo questa operazione di trasferimento e ovviamente, come abbiamo detto prima, esistono diversi tipi di force field perché sono pensabili diversi tipi di modelli. Questo perché per sistemi diversi potranno ad esempio essere più importanti le forze di dispersione. Allora tratteremo questo termine in maniera più accurata, oppure sono importanti i legami idrogeno, che ad esempio non erano importanti per separare la miscela di idrocarburi, e allora aggiungeremo un termine apposta per i legami idrogeno, che ovviamente ha più o meno senso fisico, ma è in qualche modo arbitrario. Noi lo utilizziamo e lo validiamo fin tanto che ci permette di fare delle previsioni ragionevoli. Possiamo fare anche l'operazione inversa, ovvero sia, invece che arricchire il nostro force field e in qualche modo farlo avvicinare alla meccanica quantistica, possiamo fare quello che viene detto coarse graining, che in effetti già facciamo. Ovvero sia, come siamo passati da un oggetto abbastanza complesso come l'atomo, in cui abbiamo il nucleo e anche, volendo, moltissimi elettroni, siamo passati a delle particelle classiche puntiformi, possiamo pensare di passare da gruppi funzionali a quelli che vengono detti atomi uniti, a una sorta di pseudoatomi, e possiamo fare un'operazione ancora più radicale, posto che poi funzioni veramente, e passare da, scusate, gruppi funzionali più estesi, ad esempio un'intera sequenza di gruppi CH2, a quelli che vengono detti pseudoatomi. A che serve questa cosa? Beh, sempre perché in questo modo io cerco di fare delle previsioni su un sistema diminuendone in effetti la complessità, il numero di oggetti con cui poi ho a che fare, e questo aumenta l'efficienza computazionale perché semplifica i calcoli e mi permette di affrontare problemi più complessi. E quindi possiamo passare da un modello come quello che abbiamo raccontato fino adesso, in cui almeno i nuclei c'erano tutti, a un modello semplificato in cui abbiamo sostituito in maniera ovviamente prevedibile gruppi di nuclei con degli pseudoatomi,
addestrare un nuovo campo di forze che questa volta riguarderà le proprietà degli pseudoatomi e non più degli atomi, ma sarà simile, analogo a quello che abbiamo visto prima. E come nel caso del campo di forza normale, noi cercavamo di dimostrarne la validità confrontandolo quando era possibile con la chimica quantistica. In questo caso confronteremo il sistema cosiddetto all'atom con quello Quartz-Grained. Ok, ma tutta questa semplificazione a cosa serve? Diciamo, tutto dipende in effetti dal tipo di domanda che ci stiamo facendo, ovvero sia dal tipo di previsione che stiamo cercando di effettuare. Alcune proprietà correlate ad alcune osservabili sperimentali sono relativamente magari semplici da effettuare, e se il sistema è abbastanza piccolo possiamo pensare di utilizzare solamente la chimica quantistica. Se però le nostre proprietà dipendono dal tempo e magari riguardano una scala di tempi molto ampia e richiedono un campionamento statistico piuttosto ampio, allora in questo caso, e sono tutte proprietà tra virgolette molto interessanti, diciamo, per problemi di ingegneria o di biologia, in tutti questi casi comincia ad avere, potrebbe avere un senso cercare di usare almeno in parte la meccanica classica. Che vuol dire? Riprendendo la slide che vi ha mostrato prima Dimitri, in cui c'erano le due visioni, sperimentale e computazionale, noi se facciamo un esperimento in fase condensata, ovviamente abbiamo, diciamo, un numero di copie del sistema più o meno proporzionale al numero d'Avogadro. Quando invece lo costruiamo nel silicio, nel chip, in effetti trattiamo un numero estremamente limitato di copie di quell'oggetto, una più o meno, o qualche decina. Per cui se possiamo campionarlo nel tempo, ovvero sia ottenere, visto che obbedisce alla meccanica newtoniana, diverse configurazioni di questo sistema, allora avremo un campionamento statistico che in qualche modo, grazie all'ipotesi ergodica, possiamo correlare a quello che osserveremmo in un esperimento vero. E qui, diciamo, quindi il discorso fondamentale è: aumento l'efficienza computazionale, posso descrivere il sistema in una quantità di stati diversi, miglioro il campionamento statistico, posso migliorare quindi la qualità delle mie previsioni quando è necessario avere un campionamento statistico. Per cui viene applicata una tecnica, la cosiddetta dinamica molecolare, in cui, come abbiamo visto, i nuclei obbediscono a un modello fisico che si chiama campo di forze e si muovono in base all'equazione di Newton. Possiamo applicare, questo in verità ancora non è sufficiente, è ancora troppo complicato per i computer, per cui ci inventiamo una serie di trucchi, come questo delle condizioni periodiche, per cui per poter trattare un numero limitato di atomi correlarlo a un sistema continuo, quindi ad esempio un liquido in fase condensata, utilizziamo una serie di trucchi algoritmici. E questo permette alla fine di ottenere un algoritmo non complicatissimo, la cui comunque idea fondamentale è: prendo il campo di forze, prendo il mio sistema, che a questo punto non è altro che un insieme di coordinate come era per Dimitri, lo campiono nel tempo, faccio delle medie delle proprietà che mi interessano e ottengo i miei risultati sperimentali. La dinamica molecolare diciamo, si basa sul, come abbiamo detto, sul propagare nel tempo l'equazione di Newton, e quindi comporta il calcolo delle forze, quindi dobbiamo fare la derivata del campo di forze sostanzialmente. A volte non è neanche necessario questo, ed è possibile semplicemente generare delle configurazioni del sistema, secondo questa tecnica chiamata metodo Monte Carlo, per cui noi dobbiamo conoscere in effetti solamente l'energia potenziale che ricaviamo dal campo di forze. Questo è diciamo, limitante, perché
perdiamo la correlazione del tempo e alcune proprietà non le possiamo più misurare, però è molto più efficace e permette di campionare un numero elevatissimo di stati ed è il metodo che usiamo per progettare il nostro crivello molecolare che abbiamo visto all'inizio. Per cui noi avremo delle catene alifatiche magari complicate, ramificate, che potranno presentarsi nello spazio secondo vari raggomitolamenti, diciamo. Tutti questi raggomitolamenti ovviamente visti dal computer non saranno altro che insiemi di coordinate. Alcuni saranno validi, altri no, perché ad esempio due nuclei coincidono e quindi non rappresentano una situazione fisicamente ragionevole. Per cui mettendo insieme queste tecniche noi in effetti non facciamo altro che approfittare della possibilità di poter utilizzare la chimica quantistica in modelli abbastanza semplici che possiamo descrivere molto precisamente come il sistema triatomico e per non far altro che previsioni su sistemi leggermente più complicati dove non abbiamo computer abbastanza potenti e qualche volta non abbiamo algoritmi abbastanza intelligenti. Vabbè, questo è diciamo più o meno il diagramma di flusso semplificato del metodo Monte Carlo, che come vedete alla fine è abbastanza semplice. Possiamo fare anche di più, ovvero sia possiamo integrare i due modelli in una visione unificata. Dov'è l'utilità? Beh, l'utilità ovviamente è che io posso essere interessato a diverse proprietà contemporaneamente, perché il mio sistema è grande e complesso, ma io magari ne guardo un pezzettino alla volta. Oppure il mio sistema non è riducibile a un sistema triatomico in fase non condensata, perché descrivo ad esempio un sistema biologico, però mi interessa con elevata precisione solo una piccola parte di esso. Per cui io ad esempio studio il meccanismo di associazione di un farmaco nel sito attivo di un enzima. Se questo enzima fa parte di un aggregato proteico anche molto esteso, diciamo a me quello che succede lontano dal sito attivo, entro certi limiti, non mi interessa molto. Per cui io descriverò la fisica o la chimica, a questo punto è uguale, della parte di sistema che mi interessa veramente secondo la chimica quantistica e quindi utilizzerò un livello di precisione e di sofisticazione più che altro del mio modello molto elevata. E mano a mano che mi allontano cambierò paradigma e farò in modo di poter passare senza commettere errori troppo grossolani da un paradigma all'altro e quindi comincerò a descrivere ad esempio i domini proteici lontano dal sito attivo utilizzando la meccanica classica e quindi l'effetto della presenza di questi altri nuclei, di questi altri componenti del mio sistema sul farmaco che sicuramente c'è ed è importante, ma è mediata, non mi interessa conoscerla con grande precisione, la posso comunque includere in questo approccio che viene detto multiscala o multirisoluzione, proprio perché la precisione con cui io osservo le singole parti del mio sistema è diversa. Ovvero sia, è come se, diciamo, questa è una fotografia del mio sistema in cui la risoluzione a cui io ho disegnato le varie componenti è diversa. In qualche caso ho disegnato tutti i nuclei, in qualche caso semplicemente la struttura generale dell'alfa elica. E più giù neanche l'alfa elico, ho messo semplicemente il volume medio magari che penso sia occupato da questi domini e così via. Per cui posso integrare tutti questi che sono modelli fisici che hanno la loro utilità e la loro applicabilità e anche diciamo, la loro fallibilità in base a quello che abbiamo detto prima, li integro in una visione complessiva in cui non c'è un modello giusto o sbagliato, ma a questo punto si capisce bene quello che io intendevo far dire a George Fox, che non c'è un modello giusto, ma ci sono diversi modelli utili in diverse situazioni.
Per cui, tanto per continuare con la biologia, se io ad esempio sono interessato, non è che il laser funzioni benissimo comunque, se io sono interessato a quello che fa questo un RNA messaggero in questa zona, magari tratterò l'RNA messaggero con la meccanica classica, con un campo di forza all'atom. Mi allontano e trovo i ribosomi, come abbiamo visto, altri aggregati molecolari, per quelli farò delle operazioni di coarse graining. Mi allontano ancora e magari il resto del citoplasma o delle altre strutture cellulari verrà descritto semplicemente con un'espressione fisica estremamente semplificata, analoga a quella dei gas perfetti. Analoga, insomma, vagamente somigliante. Ok? Per cui, per concludere, come vedete, il modo corretto di rappresentare e prevedere l'evoluzione dei sistemi chimici è ovviamente la meccanica quantistica. Ma se la sappiamo utilizzare in maniera abbastanza corretta, possiamo anche utilizzarla per costruire un modello classico e utilizzare questo modello classico per studiare fenomeni che altrimenti non sarebbero accessibili al nostro apparato sperimentale, ovvero ai nostri algoritmi e ai nostri computer. Adesso cambiamo leggermente prospettiva e affrontiamo il problema di rappresentare questi fenomeni o questi oggetti di cui abbiamo parlato fino adesso. Io, diciamo, contando sul fatto che sicuramente la maggior parte di voi ha familiarità, ho disegnato, oltre in maniera abbastanza ovvia, ai nuclei come sfere e i legami come cilindri tra queste sfere, ho usato anche diverse convenzioni per rappresentare oggetti più grandi che non pochi nuclei. Tuttavia queste convenzioni non sono, diciamo, banali o necessariamente intuitive come quella delle palline, e sono un aspetto di ricerca chimica che nasce proprio con la chimica computazionale, ovvero sia con l'insieme di tutte queste tecniche che abbiamo visto per descrivere e prevedere fenomeni chimici al computer. Raccontiamo questo aspetto della ricerca con questo episodio, per semplificare, ovvero sia, facciamo finta di fare un salto indietro nel tempo e di trovarci a questa conferenza di cristallografi, per cui di persone che cercano di ricostruire la struttura di, in questo caso, di proteine utilizzando la diffrazione di raggi X, e che hanno bisogno di portare dei modelli di queste strutture che siano diciamo comprensibili ai loro colleghi. Non avendo a disposizione tecnologie informatiche, diciamo, abbastanza affidabili, facciamo dei modelli fisici, ovvero sia proprio degli oggetti in rame o in plastica, anche abbastanza ingombranti, che portiamo con noi. Ok, in questa occasione ci rendiamo conto per la prima volta che due proteine abbastanza diverse come sequenza primaria, ovvero sia come sequenza dei loro amminoacidi, in verità hanno quello che viene detto struttura terziaria o replicamento abbastanza simile, ovvero sia hanno una struttura simile e quindi presumibilmente una funzione simile o non troppo diversa, visto che la funzione dipende in gran parte dalla struttura terziaria. Qual è la conseguenza di tutto questo? È che se studiamo sistemi piccolissimi dal punto di vista macroscopico, ma fatti di migliaia o decine di migliaia di atomi, abbiamo non solo bisogno di algoritmi per prevederne il comportamento, che siano classici o quantistici, in questo caso non ci interessa più, ma anche di algoritmi e di modelli, quindi, perché sono anche questi dei modelli, per rappresentarli in modo che siano comprensibili. Ed è ovviamente
un'operazione in cui noi abbiamo bisogno di una grossa operazione di semplificazione, proprio perché è alla base del poter osservare e comprendere i fenomeni che vogliamo studiare. Ovviamente non basta da sola, ma è fondamentale. E quindi per fare questo abbiamo dei nostri colleghi chimici, in qualche modo esteso il linguaggio della chimica da qua, che è quello a cui siamo abituati tutti quanti, ovvero sia a rappresentare i legami come linee tra i nuclei, e anche questo è un modello, se volete, semplicissimo, a delle rappresentazioni grafiche che direttamente ci dicono che tipo di struttura tridimensionale ha quello, insomma, una certa regione in un polimero in generale, anche se, se tutti questi esempi sono presi dalla biologia, e quindi decidiamo di rappresentare tutti gli atomi presenti in questo dominio semplicemente con una curva che dà la posizione media degli atomi, solamente di tre atomi di tutto un amminoacido, ovvero sia di quelli che formano il cosiddetto backbone. Ovviamente nel caso di un'alfa elica rappresenteremo in effetti un'elica tridimensionale che dà l'estensione di questo dominio. Immediatamente, diciamo, con un minimo di addestramento di abitudine, noi cominciamo a vedere questo oggetto come l'insieme degli amminoacidi lo rappresentano, così quando vediamo questo, se siamo di o la molecola d'acqua, se siamo di chimici quantistici come Dimitri, vedremo in qualche modo la successione di livelli energetici. Possiamo fare questo tipo di operazione non solo con le strutture, ma anche con le proprietà. In cristallografia, in diffrazione, una proprietà, un osservabile fondamentale in questi esperimenti è il cosiddetto disordine strutturale o fattore di Debye-Waller, che in qualche modo è legato all'incertezza con cui noi assegniamo certe coordinate e certe posizioni agli atomi. Quindi questo è un osservabile macroscopico che io in qualche modo ricavo dall'esperimento. Riallacciandoci a quello che abbiamo detto prima, è un fenomeno osservabile dalla dinamica molecolare, perché ovviamente sappiamo che gli atomi si muovono sempre, che la loro posizione non è assegnabile con precisione arbitraria, per cui io posso pensare di fare una simulazione classica dell'oggetto di cui ho ottenuto un cristallo e calcolare la fluttuazione media delle posizioni dei la fluttuazione delle posizioni dei nuclei rispetto alla loro media. Questa grandezza assolutamente classica non è altro che la deviazione standard pesata delle posizioni dei nuclei, è direttamente correlabile a un osservabile fisico che in effetti deriva dalle proprietà, diciamo, reali del mio sistema, che è quantistico e non classico, e quindi posso fare delle previsioni o trarre delle conclusioni. Non solo, se io grafico questa deviazione standard per tutti gli atomi per cui l'ho calcolata, come in questo grafico a destra, ottengo sostanzialmente una sorta di grafico, insomma. Lo posso mappare direttamente nelle rappresentazioni che abbiamo visto prima e includere quindi il fattore di Debye-Waller in questo disegnino molto simpatico, che non fa altro che rappresentare i domini più fluttuanti con una scala di colori e di dimensioni diverse, per cui io non ho fatto altro che un'operazione di codifica passando da un osservabile sperimentale per un modello classico a una rappresentazione. E anche questi, diciamo, sono modelli diversi che io faccio coesistere in base alle mie esigenze. Ultima cosa più divertente riguarda alcune tecnologie più recenti.
Tutte queste rappresentazioni che abbiamo visto, noi tutti questi disegni li osserviamo su un monitor bidimensionale, ma in effetti loro sono oggetti tridimensionali anche abbastanza complicati. E per quanto li possiamo pensare di ruotarli, muoverli, spostarli sul monitor, è sempre un po' difficile ottenerne un'idea abbastanza precisa. Molto più difficile quello che facciamo se ad esempio io volessi misurare più o meno a occhio, usando il palmo della mia mano, le dimensioni di questo podio o del tavolo. Perché? Perché in effetti quando io interagisco con un oggetto fisico più o meno delle mie dimensioni, utilizzo non solo la vista o il tatto, ma quest'altra nostra facoltà, diciamolo, questo sesto senso, che viene chiamato priopriocezione, che non è altro per semplificare l'insieme delle informazioni che io ricevo dal mio apparato muscolo-scheletrico. Per cui anche se chiudo gli occhi, so benissimo che sto in piedi o ho una mano alzata. Se noi riusciamo a utilizzare questa capacità per interagire con le molecole, diciamo, sicuramente è plausibile che ne potremmo ricavare una comprensione molto più diretta e efficace. E come si fa? Ovviamente si fa con la realtà virtuale, per cui possiamo utilizzare le tecnologie di cui sicuramente avete visto esempi o almeno avete sentito parlare, come caschetti, occhialini, eccetera, e utilizzare più o meno gli stessi software che utilizziamo al computer, con mouse, tastiera, joystick, quello che volete, invece con i caschetti o con gli occhialini o con questo tipo di oggetti di Marchi Ingegni. Siccome però non credo che il filmato parta, io ve lo faccio vedere da qui. Questo, diciamo, lo cito non solo perché è funzionale a tutto il discorso che ho fatto, ma anche perché è una delle cose di cui ci occupiamo direttamente qua dentro, e quindi, diciamo, uno degli sforzi in cui, anche se non il principale, in cui si dirige la nostra ricerca è proprio nel cercare nuovi modelli o nuove rappresentazioni per codificare più informazioni possibili dentro questi disegnini, che sono carini, sono colorati, ma soprattutto devono essere utili. Per cui quello che vedete qua sopra sono due nostri colleghi, persone del gruppo che abbiamo messo in un oggetto chiamato Cave 3D, che non è altro che una stanza in cui è possibile utilizzare questi occhialini che danno una percezione di tridimensionalità estremamente raffinata e dettagliata, e che noi in qualche modo abbiamo utilizzato come cavie per testare l'efficacia delle nostre rappresentazioni, che in effetti, portate lì per la prima volta, poi si sono messi lì, diciamo, hanno discusso a lungo e in effetti ricavato idee che non avevano avuto prima. Per cui, per concludere, ogni volta che c'è un cambio di paradigma in una disciplina, come quello che abbiamo cercato di raccontare oggi, che può essere causato da nuove evidenze sperimentali, oppure dalla disponibilità di nuove tecnologie, spesso da tutti e due, perché le nuove tecnologie permettono di fare esperimenti più raffinati, non è che diciamo i modelli precedenti immediatamente diventano del tutto sbagliati, semplicemente entrano in una gerarchia, una ontologia di approcci mentali, di rappresentazioni
che noi possiamo utilizzare per rispondere nel modo più efficace possibile a un certo tipo di domanda. In qualche modo, almeno secondo me, è un aspetto questo fondamentale di qualsiasi disciplina, perché l'approccio più economico possibile è molto più economico, nel senso quello più semplice, ma che ci dà le risposte migliori, è quello che spesso ci permette di comprendere più a fondo le proprietà di un sistema. Questo sempre se pensate alla legge dei gas, ad esempio, in cui omettiamo qualsiasi dettaglio che riguardi il tipo specifico di molecola che vogliamo trattare, eppure le leggi più generali e gli aspetti quindi più fondamentali del comportamento dei gas in certi regimi di concentrazione e pressione li facciamo proprio in quel caso. E addirittura alcune scoperte fondamentali le abbiamo fatte proprio applicando questo tipo di approccio, non quindi sempre utilizzando in ogni caso il modello più sofisticato o dettagliato che esista. E ovviamente però questo tipo di scelta o decisione implica la conoscenza abbastanza approfondita dei modelli disponibili e quindi dei loro pro e contro. E quindi io ho finito, c'erano le slide di ringraziamento ovviamente, ma visto che ho chiuso per mostrare il filmato non penso sia fondamentale mostrarle. E se avete domande per me o per Dimitri c'è abbastanza tempo per rispondere, insomma. Anche se, diciamo, anche opinioni in merito per esempio a come portare quello che abbiamo cercato di raccontarvi, posto che abbia un minimo di utilità e di senso, in classe, che probabilmente è una delle questioni fondamentali. Domandina. Dunque, il problema dell'utilizzo dei modelli a scuola è molto problematico, no? Perché si rischia di sostituire la realtà con il modello. Cioè, un conto è quando io utilizzo un modello che è perfettamente compreso a livello razionale, e un conto è quando io ometto tutta una serie di passaggi e utilizzo, faccio per dire, la pallina a posto dell'atomo. Cioè, per gli alunni la pallina è l'atomo, non è la rappresentazione dell'atomo. Allora, mano a mano che io vado verso modelli sempre più sofisticati, come posso, secondo te, insomma, far sì che abbiano un senso per gli alunni? Non so se mi sono spiegata. Allora, è una domanda a cui in effetti non ho alcuna possibilità di dare risposte sensate, non avendo mai avuto alunni, non avendo esperienza. Credo che però che gli aspetti fondamentali che definiscono qualsiasi modello siano la sua falsificabilità e soprattutto la sua fallibilità. Quindi bisogna sempre dare tantissimo spazio, secondo me, ai sistemi e ai problemi che con quel modello non sono assolutamente affrontabili. Per dire, il fenomeno del tunneling non è qualcosa che posso raccontare con la dinamica molecolare e con la meccanica classica, perché proprio l'apparato matematico non è quello giusto, non è quello adatto, e l'idea che mi faccio del sistema e i motivi per cui uso quell'apparato non vanno bene per raccontare il tunneling. E credo che esempi abbastanza, diciamo, non semplici o difficili, ma che restino, siano
cioè, siano spesso disponibili, poi vanno trovati, è un'affermazione, diciamo, è più un buone intenzioni questi, non lo so se è sempre possibile, però credo che nel raccontare qualsiasi modello bisogna sempre definirne bene la plausibilità di applicazione, insomma, per non rifare per l'ennesima volta l'esempio dei gas e per non parlare solo di chimica, esiste ad esempio da molto tempo, dagli anni 20, il campo della genetica quantitativa, tra l'altro fondato dagli statistici, da Fisher, in cui tutta la complessità di un insieme di caratteri molecolari e genetici viene rappresentata alla fine da un numero o da pochissimi numeri, eppure è un apparato completamente naif, se volete, che permette di fare buone previsioni, se non che non ci dice nulla di come in effetti funzioni poi la biologia, per cui noi possiamo prevedere se un certo campione di persone avrà mediamente una certa altezza, ma che io sappia ancora non sappiamo bene che cosa regola l'altezza negli umani o negli altri mammiferi, perché è più complicato. Quindi dipende molto da qual è la domanda che ci facciamo, ed è sempre importante, credo, a questo punto presentare diverse domande, quelle a cui è lecito rispondere e quelle a cui non è lecito rispondere. Poi non so se tu vuoi aggiungere qualche cosa. Quello che avevo semplicemente in mente, ecco, per tornare alla chimica, è il caso delle strutture di Lewis e benzene. Cioè, gli studenti cominciano con una certa idea del legame chimico, che il carbonio fa 4 legami chimici, tutto a posto. Poi si arriva a benzene e uno può ricorrere a immagini come una cosa oscillante, o invece bisogna essere completamente onesti e partire subito definendo il campo di applicabilità di un certo modello e dire: qui Lewis finisce. Quindi ecco, con ogni modello, palline per gli atomi, striscine per i legami, bisogna dire però c'è un campo di applicabilità oltre il quale bisogna ricorrere ad altre immagini. Ah, se non ci sono altre domande, allora vi auguro una buona serata, spero che la cosa abbia avuto un minimo di utilità e ci vediamo ai prossimi incontri. Non so se Eleonora vuoi dare informazioni per i prossimi incontri, non so. Volevo aggiungere una cosa ancora riguardo a queste cose che ci siamo dette, no? Mi riferisco soprattutto alla parte di intervento precedente. Cioè, a me sembrerebbe importante anche avere noi stessi gli strumenti matematici, no? Per capire che cos'è una densità di probabilità. Insomma, io, come ti dicevo prima nell'intervallo, sì, l'ho studiato quando facevo chimica all'università, però non sarei in grado, se non in maniera così molto naif, di dirlo ai miei alunni, no? Cioè, probabilmente abbiamo bisogno anche, non so, di poter formare dei gruppi di lavoro in cui queste idee possiamo trasmetterle in maniera più corretta, no? Rispetto a queste storielline che sono scritte nei libri di testo e che a volte sono un po' ridicole, insomma. Tengo a precisare che non ho niente in contrario con le storielline, cioè non bisogna pretendere troppo dagli alunni, cioè anche se non sanno esattamente che cos'è la densità di probabilità, ecco, partendo già dall'immagine della probabilità è già un grande passo avanti e dopo poco a poco le cose si chiariscono, cioè non bisogna iniziare subito con l'immagine, ecco, precisa. Ovviamente bisogna esserci stata una collaborazione. Scusa, non vorrei fosse un dibattito fra me e lui. No, il problema è che i nostri studenti, ora io insegno in un liceo artistico, quindi
insomma, gli strumenti matematici che hanno i miei alunni sono veramente, insomma, limitati, e però hanno difficoltà, per esempio, a fare una proporzione, hanno difficoltà non solo a fare la proporzione, ma non hanno il senso della proporzionalità, e quindi passare alla densità di probabilità, insomma, c'è una certa difficoltà. Allora mi chiedo, appunto, considerando i vari livelli a cui ci si può trovare a scuola con i ragazzi, se non è meglio utilizzare un modello solo classico e una realtà solo macroscopica, insomma, senza affrontare il livello microscopico, per a certi livelli, ovviamente. Non lo so, è una scelta didattica che in generale credo dipenda anche dagli alunni che uno volta per volta ha davanti. Grazie, buonasera. Dunque, c'è un punto però che forse in questi gruppi di lavoro andrebbe affrontato. È vero, i modelli classici, le sferette che girano, gli elettroni che si muovono perché attratti dal nucleo, ok, prima e seconda può andare bene per le scuole superiori, però ci deve essere uno scatto successivamente e dobbiamo aver chiaro quali sono le informazioni e le competenze a cui questi ragazzi devono accedere. Traduco: dualismo onda-particella, no? Oggi, a parer mio, sta diventando sempre più necessario che i giovani comprendano, non in relazione all'atomo, questa problematica, ma in relazione proprio a come affrontiamo la realtà fisica. Non riesco forse a esprimerlo bene, però ci sono dei punti nodali che noi dobbiamo dare e sono diversi rispetto a quelli che avevamo noi, per cui una persona può crescere e sviluppare correttamente le proprie conoscenze. Cioè, rimanere all'idea fondamentalmente che l'elettrone sia una pallina non è più giusto, a parer mio. Cioè, escono dalle scuole superiori spesso con questa... Cioè, non lo so, ecco, questa è una mia opinione. Un bel punto di inizio sarebbe forse la differenza tra ottica geometrica e ottica ondulatoria, che è una cosa che i ragazzi possono capire. Dopodiché, o per esempio il principio di Fermat per della luce è una cosa che i ragazzi possono capire, che un raggio di luce va da A a B nel minor tempo possibile. Dopodiché questa cosa può essere detta anche per le particelle. Ora, uno non è che bisogna parlare poi del principio di Hamilton, eccetera, non se ne parla, però già facendo capire ai ragazzi che quella cosa che vale per la luce e ci porta dall'immagine particellare nel senso dell'ottica geometrica all'immagine ondulatoria può essere applicata anche alle particelle, portandoci dall'immagine particellare all'immagine ondulatoria, già secondo me costituisce un ottimo primo passo per capire le cose successive, se al ragazzo interessa, ovviamente. Quindi, ecco, partendo da cose che i ragazzi possono già capire, che fanno già parte della vita quotidiana, può aiutare molto. Va bene, allora se Eleonora non ha informazioni finali. Beh, la prossima volta quindi ci sarà Carlo Fiorentini e Giovanni Villani, che affrontano appunto l'aspetto storico epistemologico della chimica e quali sono i concetti fondanti, diciamo, dell'insegnamento della chimica.
Ah, sì, sì, certo, ci sono a disposizione le slide per chi è interessato. Va bene, grazie, arrivederci.